Non così, figliolo, non così. Con quella chiave no, te ne serve una spaccata, lo vuoi capire oppure no? Non ci riesco, infatti. E beh, che ti dicevo? Ma perché devi farti trattare come una bestia? Sei più testardo di un mulo. Mi rimproveri, ma non mi offende. Questa ragazza ti ha fatto perdere la testa, eh? Mi sembri confuso. E così ora vorresti usare una chiave a stella per sbloccare un dado simile. Oddio. E lei che ne pensa, signor Augusto? Di che? Della chiave? Ha sempre voglia di scherzare. Sentimi bene, ragazzo. L'amore non bisogna prenderlo sul serio, perché altrimenti ti fa a pezzi. Ancora non riesco a capire. Non mi spiego perché non ha letto la lettera davanti a me. Eppure è evidente, perché le donne vogliono sempre farsi desiderare. Presto te ne accorgerai, nella fretta resta solo la stanchezza. Quindi lascia perdere questi problemi e dedicati alle tue cose. Il lavoro è ciò che nobilita e rende onore all'uomo, non dimenticarlo. Bel lavoro. Non è che offra poi grandi prospettive. Perché? Stai cercando di dirmi che non ti soddisfa più? E chi soddisferebbe? Sentiamo. Sì, va bene, ma ti fa mangiare. Ah, sì, si mangia, però male. Si vive, è vero, male. Si guadagna l'indispensabile e non basta mai. Allora che futuro c'è? Nessuno. No, questo non è vero. Non devi neanche pensare. Si può sempre fare qualcosa. Anch'io vorrei guadagnare un po' di più, lo sai. Anzi, l'altro giorno abbiamo parlato proprio di questo con dei colleghi al bar. È un problema che conosco, ma tu sai come vanno certe cose. A parte quelli dei ministeri, tutti lavoriamo come muli e non ci fermiamo. Non ci fermiamo mai per nessun motivo. Anche perché la gente che lavora in campagna ha una fibra assai più forte. E sarebbe giusto se ci aumentassero un pochino lo stipendio, ma l'ordine dovrebbe venire da laggiù, capito? Dai ministeri. Per quella gente noi nemmeno esistiamo. Ci hanno dimenticati. Un momento. Come dice quel proverbio? Lo sai che la saggezza popolare è spesso scrigno di verità. Se la montagna non va a Maometto, Maometto andrà alla montagna. Non ho capito. Sei proprio un ignorante, accidenti. Peggio di una capra. Se i soldi sono laggiù, andremo là a prenderli. Se la cuccagna sta a Caracas, bisogna andare a Caracas a cercare fortuna. O perlomeno per avere qualcosa di meglio di quello che abbiamo qui. Giusto il necessario per permetterci di vivere come i cittadini. Lei vorrebbe dire che... Andare a Caracas, figliolo. Far le valigie. Ormai non dicono tutti così. Andiamo a Caracas. A Caracas, forza, a Caracas. Vedi, non ti meravigliare. Questo vecchio ormai ha molta esperienza. È pronto ad accettare qualunque novità purché sia valida. E se tu sapessi quante volte mi sono svegliato con questa idea. Ma andiamo, signor Augusto. E poi io che potrei fare a Caracas? Non neanche immagini l'enorme quantità di macchine che sta aspettando l'arrivo di questi due ingegneri meccanici. Sì, città ce ne sono molte, però... No, niente però, non voglio sentirne. Laggiù mio figlio ha un'officina e so che ha bisogno di una mano. Ci trasferiremo lì, ci troveremo bene, e da mio figlio sarai come in famiglia, credimi. Sì, ma lasciare tutto questo, lasciare la casa, la squadra di pallone. E poi, come se la caverebbero gli agrari senza un bomber come me, eh? E Rosa, signor Augusto? Cosa farei con Rosa? Teresa. Che te ne pare, my darling? È un fiume. Ma certo che è un fiume, non è mica l'Oceano Pacifico. È in piena o sbaglio? Sì, si è un po' alzato per le piogge, ma in questo tratto non è profondo. Ah no? No. Su, andiamo. Ehi, aspettatemi, vengo anch'io. Ah, ma che antipatici. Com'è bello, Maria. Sì, è stupendo. Andiamo a fare il bagno, dai. No, andate voi, io non vengo. Ci tufferemo tutti. E questa è la situazione, Margherita. Mi dispiace incontrarla in questa circostanza.
Ma riesaminando attentamente l'ultimo bilancio, non c'è nulla che possa fare. I termini sono scaduti e quest'ipoteca può essere resa esecutiva in qualsiasi momento. Quella fattoria, beh, ha un certo valore, ma quello che non mi spiega è come abbia potuto trascurare così i suoi interessi. Purtroppo è vero. Ho avuto tante difficoltà, problemi. Tutto il denaro che avevo l'ho speso per crescere i ragazzi. Poi, quando ho capito, era già troppo tardi. Sinceramente, non c'è niente che io possa fare, niente che lei possa suggerirmi. In queste condizioni... Un'ipoteca, voglio dire una seconda, ma potrebbe costarle cara. Ma se lei riuscisse a trovare una certa liquidità o ad ottenere un credito, potrebbe farcela. Ma è difficile di questi tempi, capisce? Bene. Ad ogni modo la ringrazio molto per avermi informata della situazione. Sa che io ero un grande amico di suo marito e sarò qui sempre a sua disposizione. Sì, la ringrazio. Beh, ora la lascio. E ancora grazie per i suoi consigli. Di niente, signora, conti su di me. Posso avere il fascicolo? Ma certo, signora, sono documenti suoi. Grazie. Arrivederla. Wow! Ehi, quest'acqua è fantastica, anzi divina, venite! Insomma, Rosa, potresti anche tuffarti. Allora, quanto ci mettete a decidervi a fare un bagno, ragazzi? Prima voglio dare una dimostrazione a questa ragazza che so cavarmela con un'accetta nel bosco. Bene, ora mie amiche vedrete Tarzan in azione. Ah, 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 ah. Che ti prende? Sei per caso diventato matto? Luigi, vuoi imitare quelli che fanno la pubblicità in TV? No, sono i suoi soliti trucchi per farsi bello agli occhi degli altri. Ah, spostiamoci allora, non dobbiamo dargli importanza. Hai ragione, gliela faremo vedere noi a quel pioniere. Che ti prende, cara? Non ti senti bene? No, non è niente. Ti sei messa così in disparte? No, no. Mi sento bene. Di la verità. Non ti sta simpatico il mio fidanzato? No, non devi neanche pensarlo, Teresa. Il fatto è che... Beh, la verità è che non mi piace che si abbattano gli altri. Gli andrò a dire di smettere, d'accordo? Però vorrei tanto che tu ti unissi al nostro gruppo. Dobbiamo divertirci tutti insieme, ok? Va bene, d'accordo. Beh, però, mentre voi fate il bagno, io andrò a fare due passi, ti spiace? D'accordo, fa come vuoi. Ma non tardare, hai capito? Sì, d'accordo. Ciao. Ehi, Daniel Boone! Lascia in pace quell'albero! Io veramente credevo che l'ipoteca stesse per scadere, non che fosse già scaduta. E se non la paga, le possono togliere l'azienda. No, affatto. Vede, io conosco un signore che era molto amico di mio marito. Ha una buona posizione in banca. Spero che con il suo aiuto riuscirò a racimolare del denaro. Una seconda ipoteca per pagare la prima. Pensavo che volesse disinteressarsi di tutto questo. Lo pensavo anch'io. Ma sono una sentimentale. E visto che resterò sola quando Teresina si sposerà, avrò più tempo per me e così potrò dedicarmi di più all'azienda. Questa sarebbe un'ottima cosa, signora Margherita. Salve. Attilio, che sorpresa. Come sta, signor Maurizio? Hai fatto bene a venire. E questa signora è la proprietaria dell'azienda, la signora Margherita. Tolga il signora Maurizio, mi fa più vecchia. Piacere. Attilio Ranger, molto, molto lieto. Forse lei non lo conosce, ma è il figlio di Cristina, se la ricorda? Ah, Cristina. Bene, che ci fai da queste parti? Ecco, volevo solo sapere dove trovare Rosa. No, non è in casa, è andata con sua sorella e i cugini al fiume, credo per fare il bagno. Beh, allora con il vostro permesso... Arrivederci, Attilio. Signora, piacere. Buongiorno. Lui cosa fa? Quel ragazzo è un gran lavoratore. Aiuta il signor Augusto nell'officina dello Yale. Il signor Augusto? Ed è innamorato di Rosa. Però lei non lo corrisponde. A me sembra un bravo ragazzo. Non ti stai divertendo, Rosa? Ancora lei? Ma che modo? Le piace tanto spaventare la gente? Senti, sono venuto perché voglio chiederti scusa. Mi dispiace moltissimo per la tua radiolina. Per me era solamente uno scherzo. Va bene, ma che non succeda mai più. Mi sono reso conto di essermi comportato un po' male con te. Non ne avevo nessun diritto, perché tu sei stata molto carina con noi, sin dal primo giorno. Beh,
Anch'io certe volte mi scaldo subito, perché sono fatta così. Come posso dire? Insomma, sono un po' suscettibile, ma voglio bene alla gente. E poi ieri sera sono stato un po' impertinente riguardo il tuo fidanzato. No, non è il mio fidanzato. Beh, è quel tuo innamorato. Può darsi. Non sei fidanzata? Beh, sai, io non conosco molte persone. Senti, non credi che ci siamo allontanati troppo? Sì. Ma in fondo la cosa ha anche i suoi vantaggi. E quali? Beh, restare soli un istante con la mia... come si dice? Con la mia anfitriona. Sai una cosa? Sento un grandissimo desiderio di baciarti. Ma che fai? Sei impazzito! Torniamo immediatamente. Tu non dovevi farlo. Non hai rispetto per gli altri. Come hai potuto? Dovresti vergognarti. È possibile che tu non capisca che hai un fascino irresistibile. E vogliono anche due bottiglie di soda. Va bene, ma smettila di mettermi fretta. Sono già molto occupato. Dammi un po' di respiro e ti preparerò i tuoi peperoni piccanti e le bottiglie di soda. Sbrigati, subito, porco. Subito. Ecco a lei, signore. Salve a tutti. Che ci fa un così bel tipo in una taverna come questa? Guarda chi è venuto a trovarci. Ciao, Vinicio. Benvenuto, ragazzo. Che cosa posso servirti? Confesso che mi stupisce un po' vederti qui a quest'ora. Come va? È un po' che non ci vediamo, eh? Molto bene, ti ringrazio. Siediti, prego. Sì, grazie. Figurati. Ah, un po' sono d'ombra. Che meraviglia, finalmente un po' d'ombra. Che caldo. Siete rosse come due gambe. Ma ci siamo divertiti un mondo, zio. Sapevo che la passeggiata vi sarebbe piaciuta. Pensi un po', Maurizio. Immaginavo che il fiume fosse grande. Non so perché, ma me lo ricordavo enorme. Ah, guarda come è ridotto il boscaiolo. Per dovresti favore, lascialo in pace, poverino. Cosa vuoi bere? Il solito gin tonic. Sì, mia adorata. Ora te lo preparo. Con molto ghiaccio. Ma certo. Rosa non era con voi. È andata via prima, non è qui? No. Ma che strano, non può essere. Sì, stava perso. Insieme a noi, non è vero? Ma poi all'improvviso è come scomparsa. Non so perché. Un attimo prima c'era e all'improvviso... Ma potrebbe essere alla conigliera. Bene, ragazzi, penso che la cosa migliore che possiate fare ora è una bella doccia e cambiarvi. Poi voglio parlarvi del mio incontro col notaio del paese. Brutte notizie, mamma? No, non esattamente, però credo che sia importante per tutti noi e anche per il mio futuro genero. Dobbiamo riunirci intorno ad un tavolo. Va bene. Io per pranzo vi ho preparato del pollo arrosto. Pollo? Pollo? Mi ha baciata. Ma come si è permesso? Mi ha baciata. È incredibile, in 3 giorni mi hanno già baciata 2 uomini. Ma che succede, Rosa Campos? Smetti di sognare. Rosa! Ehi, ma dove ti eri cacciata? Sei sparita così all'improvviso. Ci hai fatto preoccupare. No. Scusa, sono tornata di corsa per dare da mangiare ai polli. È stata una bellissima passeggiata. Ma che ti succede? Hai qualche grillo per la testa? Che vuol dire? Sì, c'è qualcosa che ti preoccupa. No. Beh, no, niente. Senti, zia Margherita ci vuole tutti riuniti stasera a cena, perché ci deve parlare Rosa. E credo
che sia molto importante. Ma sei sicura di non avere niente? Pensavo. Stavo pensando che... qui in campagna per certi versi si vive bene. Ma certo, stando qui non si può diventare qualcuno. È così facile scambiare una contadina con una... Beh, senti, io ti ho avvertita, non fare tardi. E ricordati di sistemarti, ok? Sì. Notizie dall'interno. Ecco i trattori dei contadini della regione centro-occidentale del paese. Gli agricoltori hanno rinnovato la loro protesta della settimana scorsa organizzando una marcia verso Caracas. A bordo delle loro macchine agricole verranno nella capitale per reclamare il pagamento di 745 milioni di bolivars, già da parecchio, promessi dal governo. Gli agricoltori vorrebbero che tali pagamenti avvenissero in... Lo fecero anche gli agricoltori americani. Con i loro trattori riempirono tutte le strade di Washington. E tu stavi lì, amore mio. Ma te l'ho detto che passavo le mie vacanze in giro per gli Stati Uniti, no? Ma questa protesta è giusta, amore. Non lo so, tesoro. Di tutta l'agricoltura venezuelana, l'unica cosa che mi interessa è questa azienda, perché ci sei tu. Anzi, a proposito, quando ce ne andiamo? Questa visita sta durando troppo. Ah, ma perché, caro? Che fretta abbiamo? E poi ci stiamo divertendo un mondo.